ci passò la voglia fino alla radio. Io ci cavo i poster tuo padre. Sono veramente uno sciocco, perché poi lo ascolto con passione, perché mi infervoro pure di fronte a questi suoi racconti. Io già immaginavo chissà quale rivelazione. Vabbè, senta, venga un attimo tra il pubblico, poi mi racconta dopo come è andata a finire con la famosa gita fatta in montagna. Sì. Perché adesso noi dobbiamo occuparci di quiz televisivi. Quiz. Lei ha avuto mai qualche come dire, rapporto speciale con i quiz? Al suo paese si fanno quiz televisivi? No, ha partecipato a trasmissioni? Noi una volta abbiamo fatto una scampagnata. Sì. Alla Valle dei Templi Antichi di Agrigento. No, posto meraviglioso, sì. Che si chiama Agragas. Agra, l'antica Agragas. Applauso, bravo. L'antica Agragas. Bravo. Termine greco, sì. E si chiama Agragas, sì. Perché in questa immensità di vallata, sì, con questi monumenti bellissimi, assolutamente, e con questa folla di gente infinita vengono, che ci va di tutto il mondo. Anzi, mi auguro, ne approfitto per dirlo, venite, mi auguro che vengano sempre più persone in Sicilia, nella Valle dei Templi, esatto, e in tutta la Sicilia, che è bellissimo. Di dove viene il nome Agragas? Perché tutte queste cose con il movimento di persone, centinaia di migliaia che ci sono, sì, non c'è manco un gabinetto. Perciò la gente arriva, poi devo andare in bagno. Noi avevamo un nilo, dietro le colonne c'è poi le colonne greche. Le colonne greche antiche. E no, sente tutto questo mummurio, tutto qua. Agragas. Ma uno. Ma che dice? E questo è il motivo per cui viene. Ma che dice? Ma voi applaudite per giunta, ma che dice? Agragas. Allora, siccome tra un istante dobbiamo fare una sorta di quiz, lei ha avuto rapporti speciali con il quiz? Io rapporti non ne ho avuto con nessuno. Si dice così? Tranne che con mia moglie. Ma quanti? Due volte. Da quando si è sposato ora? In 32 anni due volte solo? 32 anni li maledico ora a settembre. Sì, ho capito. Due volte solo? Due sole volte. Una volta quando si è sposato? Una volta quando mi maritai, perché lo dovevo fare per forza, sì, perché mezzo paese era la porta che ascoltava. Sì. No. Dire se nei c'avevo il coraggio. Piccoli, nei paesi piccoli bisogna dare la coraggio prova. E la forza. La prova. E sì, la seconda volta quando Catania chiamava in Serie A per festeggiare. Quindi lei lo ha fatto due volte in 31 anni e mezzo. Due volte. Sono contento che lei lo abbia fatto quando il Catania è salito in Serie A, perché almeno ha festeggiato con noi l'ultima, certo, conquista. Che cosa è successo con questi quiz? Che quiz le hanno fatto? No, mio cugino Alfio ha indovinato, ma fu un caso. Che la domanda era chi erano i progenitori, chi sono stati i progenitori degli elefanti. I progenitori degli elefanti? Non sapevo nulla. Allora, ad un certo punto, siccome l'autobus c'era food, qualcuno ha spinto mio cugino Alfio, lui si votava e disse, cammutti! Era un mammut. E ha risposto così, fategli un applauso come se fosse per suo e ha vinto il primo premio. Ma c'era un'altra domanda anche? Sì, poi la seconda domanda c'era anche la seconda domanda, anche e quella che ho risposto io, bravo, era a sei romano, due lettere, sì, e io ci disse no, perché sono il mio paese. Sei romano, due lettere, ha detto no, fategli l'applauso e la chiudiamo, Allora, visto che lei con i quiz non ha dimestichezza, guardi questi due giovani cabarettisti palermitani che partecipano a una trasmissione di Sky che va in onda su Comedy Central, e loro ci faranno vedere un quiz speciale, un quiz televisivo doc, uno fra i tanti quiz di quelli che vediamo sulle televisioni nazionali. L'applauso che vi chiedo è per Matranga e Minafò. Prego, quiz!